Con le due reti subite nel derby, sono già 43 i gol al passivo del Foggia, che conferma di aver la peggior difesa di tutti i campionati professionistici. Molte reti sono state subite sugli sviluppi di palle inattive, corner o calci di punizione, situazioni di gioco che vedono troppo spesso e da troppo tempo in difficoltà la retroguardia rossonera. A questo Zeman non è ancora riuscito a trovare rimedio. Sarà colpa dell'inesperienza della giovane squadra messa a disposizione del tecnico Boemo o della sua tattica troppo offensiva? Sarà colpa delle qualità tecniche di alcuni difensori o della marcatura a zona anche in situazioni in cui sarebbe forse opportuno non perdere d'occhio l'avversario? Sta di fatto che 43 gol al passivo in 22 giornate sono davvero tanti. È come iniziare ogni sfida partendo dallo 0-2. In media, infatti, il Foggia subisce quasi 2 gol a partita. Dunque, statistiche alla mano, per evitare la sconfitta, Insigne e compagni devono segnare almeno 2 gol, poi magari ne segnano anche di più e vincono, ma a Lanciano non ne furono sufficienti 3 per uscire imbattuti e col Foligno all'andata 4 gol servirono solo per racimolare un punto. Basta analizzare gli ultimi risultati per rendersi conto di come la squadra di Zeman sia costretta a segnare almeno 3 gol per vincere. Il Foggia ha subito 4 gol a Lucca, 2 a Foligno e 2 nel derby di domenica scorsa, tutte gare perse. Anche con il Lanciano recentemente allo Zaccheria ha subito 2 reti, ma nella circostanza fu capace di realizzarne 5. Ecco, quando l'attacco si limita a realizzare un solo gol o, come peraltro raramente accaduto, quando Insigne e compagni restano all'asciutto, è successo domenica scorsa, il Foggia perde. Già, perché i golletti, in media, lo abbiamo visto, 2 a partita, li prende sempre. È purtroppo quasi matematico. Forse allora una maggiore attenzione alla fase difensiva non guasterebbe.